siamo, dato l'orario. Allora, ci presentiamo, io sono Marco Baldassarre, sono alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 Stelle, lui è l'avvocato Antonio De Santis, il nostro responsabile dell'ufficio legislativo per la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. Buonasera a tutti. Allora, questa serata, come porteremo avanti questa serata? Dato che uno degli argomenti di attualità più sente ultimamente è proprio quello sul job act, quindi sulle politiche del lavoro che sta portando avanti il governo Renzi, abbiamo pensato di parlare di questo argomento, spiegare cosa c'è o cosa non c'è dentro, e dopo capirete perché ho detto cosa non c'è, faremo un esame in generale su quello che è il lavoro, sull'approccio magari anche dei giovani, in sicurezza nel cercare lavoro, e dopo ci sarà un dibattito, quindi con domande aperte su qualsiasi dubbio, domanda o informazione per i bisogni. Allora, prima facciamo un po' di storia su come si è evoluto il lavoro fino ad arrivare ad oggi. Allora, già negli anni 60, nel dopoguerra, il lavoro era principalmente legato all'agricoltura, era poco regolamentato, quindi non c'erano delle regole chiare e precise sulla contrattualistica, su quello che era il mercato del lavoro, e la manodopera era appunto sottopagata come complesso. Poi, se devo aggiungere qualcosa. Non c'erano regole nel senso che chiaramente in Italia non c'era stato ancora il boom industriale, non c'erano il settore di produzione italiano che poi dopo gli anni 60 è diventato quello che è diventato, era ancora non sussisteva, più che altro l'Italia era un paese contadino del dopoguerra. Conseguentemente il rapporto era più che altro tra i padroni, tra virgolette, delle terre, i coloni, c'erano gli artigiani, quindi non esisteva proprio il concetto di mercato del lavoro. E che invece nasce nel momento in cui col boom industriale sorgono le fabbriche, sorge il rapporto tra operai e proprietari, padroni delle industrie che poi man mano si creeranno. Da lì in avanti, Marco continuerà a dire, ci siano altre slide. Sì, nel frattempo poi nasce lo statuto dei lavoratori, quindi quello che concerne le tutele, i diritti dei lavoratori, le lotte sindacali, le lotte operarie. L'articolo 18, tutto quello insomma, che era ancora oggi, ancora in parte, il dispositivo del lavoro. E arriviamo ai giorni nostri, più o meno. Nel 97 si comincia con quella che è la deregulation del lavoro, quindi finora abbiamo avuto, grazie anche a lotte appunto della salvaguardia dei diritti dei lavoratori. E da questo momento in poi si comincia a cambiare verso, diciamo, quindi si comincia a puntare sulla precarietà, sulla flessibilità dei contratti e si inizia nel 97 con il pacchetto Treu, che era l'attuale, all'epoca, scusate, ministro del lavoro. Introduce il lavoro interinale, quindi il contratto a tempo determinato non è più quello più maggiormente usato, si comincia a usare anche i contratti interinali, i contratti a termine. L'ASNO contro le agenzie interinali, quindi si comincia anche a mercificare il lavoratore, quindi il lavoratore per visto anche come un prodotto, perché abbiamo visto tutto con le agenzie interinali. E viene introdotto anche l'apprendistato e il co-co-co. No, da aggiungere, forse soffermarci un attimo sullo statuto dei lavoratori, nel senso che le conquiste che poi nate le fabbriche con lo statuto dei lavoratori vengono fissati dei paletti nel rapporto tra i lavoratori e i proprietari, chiaramente le aziende, le industrie che nel frattempo si erano sviluppate in Italia, e quindi per la prima volta nasce il concetto di contratto di lavoro a tempo indeterminato, la tutela dell'articolo 18, per cui immaginiamo la storia del mercato del lavoro in Italia come una collina che partendo dal dopoguerra viene scalata nei diritti dei lavoratori e fino al 1970 allo statuto dei lavoratori, e che poi nella parte cui Marco, quindi dagli anni 90 in poi,
comincia pian piano a discendere, cioè le tutele massime che sono state offerte nel 70, frutto di lotte nel 68 e quant'altro, cominciano ad essere pian piano smontate. Perché vengono smontate? Da un lato vengono smontate perché non c'è più il boom economico, quindi non c'è più la possibilità di tenere in piedi, il sistema economico non sorregge più la possibilità da parte delle aziende di garantire al massimo i lavoratori. Quindi, provando a dare, diciamo, uno sguardo neutro della situazione, quello che accade è anche frutto delle contingenze, cioè di una situazione di natura economica, strutturale, che comincia a mutare. A questo punto, mutando, però si comincia a scegliere anche di incidere sui diritti dei lavoratori per riuscire a riequilibrare il rapporto tra le esigenze dei datori di lavoro e i lavoratori. E si comincia con la legge Biagi. Arriviamo al 2003, la legge Biagi, quella, diciamo, attualmente maggiormente riconosciuta come legge che stabilisce il precariato. E Biagi spinge ancora più sulla liberalizzazione, sulle forme flessibili di contratti, e non spinge contemporaneamente sugli ammortizzatori sociali, quindi su delle forme di tutele nel caso in cui il dipendente perda il lavoro. E una delle cose positive, però, che bisogna dire, introduce delle agevolazioni per i datori di lavoro che assumono le donne, perché le donne ancora oggi purtroppo sono quelle che più subiscono alcune scelte fatte finora appunto sulle leggi che tutelano, che riguardano il lavoro. E Biagi introduce uno sgravio del 25% per le aziende che assumono le donne. Arriviamo al 2012. Arriva il governo Monti e si comincia la stangata forte su tutto quello che era l'impianto che c'è stato finora. Quindi si va a toccare per la prima volta l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Finora ci avevamo pensato solamente tramite un referendum abrogativo nel 2000, ci avevamo pensato solo i radicali e Forza Italia. Però il referendum non raggiunse il quorum, quindi non si andò avanti. Ci pensa appunto la Fornero, che va per la prima volta a incidere, a modificare l'articolo 18 del Statuto dei lavoratori. Riforma anche il sistema pensionistico, e aumenta l'età pensionabile, crea tutte quelle classi svantaggiate che abbiamo visto, gli esodati, e anche però i non tutelati comunque dai contratti di esodo, che sono magari i piccoli commercianti, chi è rimasto senza reddito, chi non è riuscito ad arrivare alla pensione è rimasto senza reddito, ancora oggi ci sono qualche centinaia di migliaia che non sono stati ancora salvaguardati. Aumentando di conseguenza l'età pensionabile, succede che anche la disoccupazione giovanile inizia a crescere parecchio, perché che se mi aumenti aumentando l'età pensionabile, comunque tu lasci a lavorare ancora più persone di certa età, quindi i giovani non riescono a dare quel cambio generazionale. Infatti oggigiorno la disoccupazione giovanile è oltre il 42%, ma su questo ci torniamo anche dopo. Allora, per quanto riguarda, diciamo che l'articolo 18 è un baluardo, diciamo, dello Statuto dei lavoratori. Sostanzialmente era stato previsto, per chi di voi non lo sapesse, ma credo sia abbastanza conosciuta come cosa, e l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l'oggetto del contendere sostanzialmente è la reintegra del lavoratore sul posto di lavoro in caso di licenziamento. Per cui l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori prevedeva che in caso di licenziamento a seguito del processo, insomma a seguito del ricorso che il lavoratore avesse fatto, ci fosse stata la vittoria da parte del ricorrente, il datore di lavoro sarebbe stato obbligato a reintegrare in azienda il dipendente. E la legge assicura, ci sono due tipi di licenziamento: licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il licenziamento per giusta causa e il licenziamento disciplinare. Per licenziamento disciplinare si intende un atteggiamento, un comportamento improprio, anomalo del dipendente, che può essere di varia natura, che giustifica il licenziamento del lavoratore. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è invece dato dalle condizioni dell'azienda, dall'esigenza di non poter più mantenere 10 dipendenti anziché 8 o 7, ma ricordiamoci che vale solo per un numero di dipendenti superiori ai 15, quindi ad esempio non cazzo, diciamo. Comunque c'è questa differenza tra la giusta causa e il giustificato motivo oggettivo. Uno quindi di natura economica ed uno di natura puramente disciplinare. Con la riforma Fornero, pur mantenendo la reintegra, viene prevista, nel caso non di licenziamento disciplinare, ma di licenziamento di natura economica, cioè per esigenze dell'azienda, facoltativamente è possibile o reintegrare o risarcire il lavoratore. Quindi la reintegra parzialmente viene prevista come il risarcimento è facoltativo rispetto alla la reintegra è facoltativa rispetto al risarcimento. Quindi comincia ad essere scalfito l'articolo 18, però non viene ancora demolito, anche perché da un punto di vista politico l'articolo 18 rimane sempre un baluardo, diciamo, della sinistra, della creazione dello statuto dei lavoratori, per cui tendenzialmente nel PD, parlando anche di politica, e soprattutto nei sindacati, si è cercato sempre di mantenerlo, perché far cadere completamente l'articolo 18 significa sostanzialmente liberalizzare i licenziamenti. Ma la cosa che dobbiamo ricordare è la liberalizzazione rispetto alla reintegra, perché il risarcimento di natura economica permane, sebbene la Fornero lo abbia diminuito, perché mentre prima erano previste 15 mensilità di risarcimento, dopo la riforma Fornero ne vengono previste 12, per cui comunque la direzione è sempre quella di una diminuzione delle tutele offerte al lavoratore, che comincia con la riforma Fornero e che adesso, come vedremo anche con il Job Act, in modo anomalo e surrettizio, dovrebbe portarci alla cancellazione totale dell'articolo 18, anche se non lo dicono chiaramente, ma tra un po' questo lo vedremo. Cade il governo Monti, si torna alle elezioni, quindi si cambia anche partito politico o direzione politica della guida del paese. E arriviamo a Letta, quindi quota PD, che in teoria dovrebbe porre un muro con le politiche portate avanti finora dal governo Monti, dal Berlusconi da Monti, e porre un muro e quindi ricominciare da capo in base a quello che tutti credono essere il Partito Democratico. Ora vediamo. Allora, tra il primo provvedimento sul lavoro che viene adottato, che viene portato dal governo Letta, è il decreto 76 del ministro Giovannini. Giovannini è questo uomo qui, è il ministro del lavoro del governo Letta, che prima di diventare ministro del lavoro era il presidente dell'Istat, quindi conosce bene, diciamo, anche le statistiche. No? Cosa fa? Le critiche che ha sempre avuto il governo Letta erano quelle di non fare grandi manovre, di restare un po' leggero, di non incidere più di tanto. Infatti comunque questo provvedimento non porta grandi novità, introduce la garanzia giovani. La garanzia giovani è un provvedimento del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia per far rientrare i giovani fino ai 29 anni nel mondo del lavoro tramite con l'utilizzo dei centri per l'impiego, tramite della formazione professionale o direttamente con un posto di lavoro. Abbiamo visto tuttora, a più di un anno di distanza, che ha avuto poco successo, non si è puntato abbastanza, oppure era già un progetto nato morto, però è ancora in vita, ma non sta funzionando, non sta dando i risultati sperati. C'è da aggiungere su quello che ha provato a fare il ministro Giovannini e il governo Letta, che gli stanziamenti non sono mai degli stanziamenti della finanza pubblica italiana, ma tutti i provvedimenti che ha fatto
provengono da fonti strutturali dell'Unione Europea che loro erano costretti ad utilizzare. Nonostante fossero costretti ad utilizzarli, che cosa stanno facendo adesso? Lo vedremo dopo, forse più approfonditamente, però è una cosa particolare che non dice nessuno in giro e che noi negli uffici legislativi vediamo. Impropriamente, nonostante ci siano direttive dell'Unione Europea che dicono che lo stanziamento di fondi per l'incentivazione dei contratti a tempo indeterminato, ad esempio, che è presente nella garanzia del bonus giovanili, debbano essere utilizzati esclusivamente per quello scopo, loro con degli inghippi di natura giuridico-legislativa, che non sono qui ad annoiarvi, a spiegarvi, però li utilizzano come coperture finanziarie per altri scopi, ad esempio per rifinanziare la cassa integrazione in deroga, per la quale non hanno soldi. Ora, pur essendo importante rifinanziare la cassa integrazione in deroga o altri provvedimenti, è chiaro che tutto ciò ci fa comprendere ancora come manchi la politica economica volta ad incentivare l'occupazione, perché sottraggono i fondi che l'Europa ha deciso di utilizzare per l'occupazione nei Paesi membri, utilizzandoli per scopi diversi. Da un lato perché non hanno i soldi per farlo, sono costretti quindi ad attingere, però commettono due errori, uno di natura proprio tecnica, perché poi siamo soggetti alle procedure di infrazione dell'Unione Europea. Le procedure di infrazione comportano delle sanzioni per noi, per cui siamo sempre comunque a pagare, ad essere in difficoltà. E poi anche dal punto di vista politico, perché non vengono utilizzati i fondi per quello di cui effettivamente c'è bisogno e che l'Europa ha stabilito. Tra le altre cose che porta avanti il ministro Giovanni dice l'incentivo all'assunzione per quanto riguarda il meridione, i giovani con la terza media e con degli sgravi di 650 euro al datore di lavoro, che da un punto di vista potrebbe sembrare una cosa positiva, però dall'altro cosa stiamo facendo? Stiamo disincentivando i giovani del meridione a continuare gli studi, quindi gli stiamo dicendo lascia stare, non continuare gli studi perché troverai più facilmente lavoro, perché il datore di lavoro sarà più incentivato ad assumere con un contratto a tempo indeterminato. Anche questo poi, vedendo con i dati a lungo distanza, è stata abbastanza fallimentare, perché comunque una cosa che sulla quale finora tutti i governi stanno puntando, ma che ancora non hanno capito e lo dimostrano i dati, che non funziona, è che per creare lavoro non bisogna andare a incidere su quello che è il mercato, i contratti, togliendo le tutele, non crei nuovi posti di lavoro. E questo lo rivedremo ancora più avanti. Cade l'ETA, arriva il nostro amichetto Poletti, l'uomo delle coprose, diventa ministro del lavoro e si parte con la vera stancata su quei pochi ancora diritti rimasti. Porta avanti il decreto Poletti numero 34. Cosa succede con questo decreto? Si va a prendere il contratto a termine e praticamente lo si pone come contratto principale. Perché? Perché si tolgono tutte quelle protezioni che ci sono state finora affinché le aziende non facessero un uso sbagliato dei contratti a tempo determinato. Che vuol dire? Vuol dire che per natura, per legge, il contratto principale da utilizzare doveva essere il contratto a tempo indeterminato. Se un datore di lavoro voleva utilizzare un contratto a tempo determinato, doveva indicare la causalità del contratto, cioè doveva dire io ho bisogno per un aumento di produzione per 6 mesi, è previsto un aumento di produzione per 6 mesi e quindi devo utilizzare questo dipendente per 6 mesi con un contratto a tempo determinato. Con il decreto Poletti toglie questo motivo, quindi da dare al contratto, e lo liberalizza, quindi chiunque per qualsiasi scopo può usare il contratto a tempo determinato, non c'è più quella piccola regolina che ne impediva un uso troppo... Cioè la legge dice ad oggi, adesso lo stanno smontando, il contratto a tempo indeterminato è il contratto ordinario previsto per legge,
quindi questa era è la norma. E quindi in precedenza, fino a qualche mese fa, per giustificare l'applicazione di un contratto non a tempo indeterminato, doveva essere indicato il motivo per il quale tu non fai un contratto a tempo indeterminato, e la cosiddetta causale di cui sta parlando Marco. Quindi una cosa che voglio dire in generale, che poi mi fa un po' ricollegare tutti questi pezzi di cui stiamo parlando, è che il progetto che è in corso da parte di, io direi già dal due governi fa fino ad oggi, ma ancor più con Letta e con Renzi, cioè ogni provvedimento è collegato all'altro da un certo punto di vista, ma tutto fa parte del medesimo disegno. Cioè l'idea che sta maturando è quella di portare una liberalizzazione del mercato del lavoro totale, però non si ha neanche il coraggio di dire questa cosa apertamente e di farla magari anche tutte insieme, ma ogni provvedimento che fanno è una piccola tessera di un puzzle che alla fine si ricomporrà e porterà alla liberalizzazione totale del mercato del lavoro. Questo perché? Non lo sappiamo, probabilmente, come si suol dirsi, come dicono adesso, lo chiede l'Europa, non si sa, però questo è. Il decreto Poletti è assolutamente collegato anche al Jobart. Ieri Marco mi diceva: voglio fare un emendamento, voglio dire l'emendamento che vogliamo fare al Jobart. Il decreto Poletti di cui ha parlato adesso, giustamente Marco ha pensato una cosa la settimana scorsa che abbiamo parlato: non c'è la causale nei contratti a tempo determinato, quindi possono farne quanti ne vogliono. Mi anticipo un attimo su Jobart, dove loro parlano di contratti a tutele crescenti, a tempo indeterminato a tutele crescenti. Cosa vuol dire a tempo indeterminato a tutele crescenti? Vuol dire che nei primi anni del rapporto di lavoro, nell'indeterminato a tutele crescenti, non viene offerta alcuna garanzia al lavoratore, cioè il datore di lavoro è libero di mandare via il lavoratore in qualsiasi momento. Non ci dicono ancora dopo quanto tempo, ipotizziamo che siano i primi 3 anni, questo si dice, ma adesso, e torno all'esempio delle tessere del puzzle, immaginate il contratto a tempo determinato del decreto Poletti di cui parlavamo, che si può fare per un massimo di 3 anni senza causale, e unitelo al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di altri 3 anni. La somma, anche se dopo loro ci danno il messaggio delle tutele crescenti, sono 3 anni, quindi per 3 anni tu non sei garantito, ma se tu sommi il primo contratto a tempo determinato e quello a tutele crescenti, se la matematica non è un'opinione, siamo già a 6, dove in qualsiasi momento ti possono mandare a casa, fermo restando che poi ciascun datore, tra di voi ci sarà anche probabilmente qualcuno che ha dei dipendenti, di cui io riconosco tranquillamente le ragioni anche di chi si trova a dover gestire oggi un costo del lavoro forte, quindi la necessità di flessibilità. Però ciò che dispettisce è sicuramente il fatto che tante cose vengono fatte in modo surrettizio, nascosto e subdolo, perché quando verranno a raccontarci cos'è il contratto a tempo indeterminato a tutte le crescenti, o quello che ci hanno detto del contratto a tempo determinato, nessuno dirà che il combinato disposto di questi provvedimenti porta a qualcosa di diverso rispetto a quello che ci raccontano, e qualcosa che va in una direzione molto più estrema di quella che invece appare. Non so se sei d'accordo con questa lettura. Questo è. E tra l'altro, sempre il decreto Poletti viene praticamente preso il contratto apprendistato e snaturato del tutto, per la formazione obbligatoria, toglie quella che è la natura stessa del contratto di apprendistato per i giovani. Cosa succede? Succede che a questo punto tutte queste norme vengono approvate e si inizia a pubblicizzare anche quella che è la delega sul lavoro, quindi si inizia a sentire qualcosa sul Jobart e iniziano le prime presentazioni. E su questo punto, in realtà questo è più serio di quello vero, lo posso garantire, dopo averlo sentito diverse volte. A questo punto ci fermiamo un attimo e ci andiamo a guardare quella che è la situazione attuale
dell'occupazione e disoccupazione in Italia. Disoccupazione generale è arrivata al 12,6%, 11,6% per gli uomini, 13,9%, quindi quasi 14% per le donne, che ancora oggi, nel 2014, sono quelle che più subiscono le scelte errate e anche una situazione culturale, diciamo, arretrata, soprattutto in alcune zone d'Italia, per quello che riguarda il lavoro. E siamo a 3 milioni, più di 3 milioni di persone che non hanno il lavoro. Tra i giovani, causa anche l'effetto della riforma Fornero, arriviamo al 43% di disoccupazione giovanile, giovani tra 15 e 20, 24 anni. E gli inattivi sono quelli che ormai non hanno perso addirittura le speranze, i cosiddetti NEET. Sono quelli che non cercano lavoro, ma neanche più, non hanno lavoro, ma neanche più si mettono a cercarlo. Sono quelli che non hanno più speranze, che hanno perso tutte le speranze. E questi sono ben il 36%, quindi con 14 milioni di persone, tantissimi. La soglia di povertà relativa in Italia, stabilita dall'Istat, è di 600 euro al mese. 3 milioni di pensionati prendono la pensione minima, che è di 495, quindi non riescono neanche ad arrivare a quella soglia di povertà relativa, che vuol dire la soglia di povertà relativa è quella soglia che ti permette di garantirti i beni principali, quindi cibo, pane, trasporti, le cose basilari per poter andare avanti. E sono ben 9 milioni di persone in Italia, anzi di più, più di 9 milioni. Un dato spaventoso, perché la soglia di povertà relativa è un dato statistico legale, nel senso che molti benefici che lo Stato prevede o dovrebbe prevedere si danno a chi è al di sotto della soglia di povertà relativa, e 9 milioni di persone al di sotto della soglia di povertà relativa, io per primo spesso non me ne rendo conto, però sono veramente tantissimi. Significa che ci sono 9 milioni di persone che o si arrangiano in qualche modo, ma che non hanno proprio da mangiare in Italia. E arriviamo a job art. Perché la chiamiamo delega in bianco? Innanzitutto cos'è, poi Antonio ce lo spiegherà meglio, la differenza tra delega e decreto. Una delega è un insieme di intenti, quindi dal punto di vista tecnico ci sono anche parecchie lacune, una serie di intenti che il governo vorrebbe fare, vorrebbe portare avanti. Chiede la delega al Parlamento per passare ok per portare avanti queste proposte. Il problema qual è? Perché c'è anche un certo profilo di incostituzionalità, perché vanno proprio a mancare quelli che sono i criteri direttivi, perché come delega è troppo vaga, non si capisce bene cosa c'è dentro. E se non capisce bene cosa c'è dentro, perché c'è poca chiarezza, come può un parlamentare in questo caso votare a favore o contro? In più, se andiamo a vedere come la delega è stata approvata al Senato, arriviamo proprio al paradosso. Qui succede che il governo chiede la delega al Parlamento per poter legiferare in quel senso. In Senato il provvedimento è stato approvato tramite la posizione della fiducia, quindi la posizione della fiducia cos'è? Quando il governo si rende conto che i tempi sono troppo lunghi, dice basta, non mi votate questo decreto o questo provvedimento, metto la posizione della fiducia. Quindi uno a uno i deputati o i senatori dicono se vogliono dare la fiducia al governo Renzi, e quindi questo può continuare a governare il paese. È chiaro che se hai la maggioranza del paese, matematicamente hai già questa fiducia in mano. E quindi che vuol dire? Vuol dire che il governo si sta autodelegando a fare quello che gli pare. Questa delega è passata dal Senato, perché il Senato è già stata approvata, ma se non ci fosse passata sarebbe stata la stessa cosa, perché ti chiedo una delega, ti chiedo la fiducia per farla passare, quindi cosa ci stavano a fare quelli che hanno provato ad emendarla o votarla? Su questo punto, e questo penso che sia il punto più importante del job act, anche quando si guarda, quando i media ci dicono cos'è il job act, cosa stanno facendo per il lavoro, eccetera. Io dico, vorrei leggere il rigo praticamente che nasconde la caduta dell'articolo 18, poi se qualcuno di voi mi dice se si capisce cosa stanno facendo. Praticamente
loro scrivono che il governo è delegato che a razionalizzare la semplificazione delle procedure anche mediante abrogazione di norme connesse con la costituzione e gestione dei rapporti di lavoro. Ci si capisce cosa hanno intenzione di fare? Dicono che cambieranno le norme, ma questo l'avevamo capito, cioè è normale, cioè state facendo una legge, è evidente che cambierete le norme, però questa è la chiave che gli consentirà di incidere sul per il cambiamento dell'articolo 18, perché in sostanza quando si fa un decreto legge o una legge, questo passaggio ci perde due secondi di più perché è importantissimo per capire tutto il proseguo. Una legge o un decreto legge modifica un articolo, per cui se all'articolo 8 c'è scritta una determinata cosa, devono chiaramente correggerlo, cioè se c'è scritto che è vietato fumare e invece vogliono che non si fumi, scriveranno non è vietato fumare. Io lo leggo e capisco se sono d'accordo o se non sono d'accordo. La legge delega invece che cosa comporta? Comporta che loro stessi dicono il governo è delegato a fare una serie di cose che vengono indicate per principi. Successivamente il governo dovrà fare i decreti attuativi, cioè nel vero senso della parola dirci che cosa farà. Però a quel punto per Marco e per i suoi colleghi sarà troppo tardi riuscire a combattere per cambiare le cose, perché i decreti attuativi sono pressoché inemendabili, cioè passano dalle commissioni soltanto per un parere, non per modificare l'articolo. Conseguentemente noi oggi dovremmo fare una battaglia per difendere, se volessimo fare, l'articolo 18 guardando a queste due righe, cioè al fatto che loro vogliono fare delle norme per modificare la gestione dei rapporti di lavoro, dove non ci hanno detto nulla, perché noi non sappiamo cosa andranno a fare. Quindi noi non possiamo assolutamente capire come incidere per contrastare quello che non sappiamo. Ecco perché Marco ha messo il titolo sulle slide che ho visto, una delega in bianco, perché in sostanza tutto ciò che noi sappiamo dei cambiamenti al mercato del lavoro che dovranno essere fatti, lo sappiamo dai giornali e da Porta a Porta o da altre trasmissioni televisive, perché chi fa il lavoro mio da qui non capisce cosa deve fare, perché non c'è scritto praticamente nulla. Quindi loro rispondono mediaticamente alle dichiarazioni del governo, ma sulla carta non c'è scritto assolutamente niente. L'inganno poi sta anche nel fatto che non scrivendo loro praticamente nulla, non solo al Movimento 5 Stelle, all'opposizione dicono, possono dire ma io non sto dicendo questo, sto facendo altro, eccetera, ma anche la consente al loro interno, se d'accordo, anche nella loro dialettica interna, di quelli che fanno finta o meno, non lo so, di opporsi, di poter in qualche modo poi accettare quello che loro fanno per il semplice fatto che ciò che fanno non è chiaro, cioè non si capisce, possono sempre dire ma io non ho oggi con la delega votato l'approvazione dell'articolo 18, perché di fatto non c'è, ma in realtà c'è e lo faranno e non sarà più possibile modificare la cosa. Non so se è stato chiaro il concetto. Scusate, sì, prego, fate domande magari. No, volevo capire la legge delega cosa consente fare, perché fino a pensare il decreto legge, nel momento in cui diventa la costituzionalità è il Presidente della Repubblica che lo firma, ha il potere di giudicare una nuova volta, quindi di rimandare alla Camera, è lui il primo garante della Costituzione. Quindi se c'è costituzionalità e c'è stata in tutti i decreti, perché molti sono giovani e non lo sanno, ma quando il sindacato al referendum per l'estensione dell'articolo 18 alle aziende con meno di 11 dipendenti fece tutta la sua manovra per dire no nel referendum e vinsero di no, creò una, diciamo così, una divisione all'interno della regione. Io faccio parte delle aziende con meno di 11 dipendenti, come posso essere licenziato senza città calda, con 3 mesi, credo
sei mesi di retribuzione. Quindi a me è già sacco, francamente non è che non è una cattiva. Resta il fatto del bene. Se c'è un discorso di costituzionalità, perché c'è una differenza tra lavoratori, e quindi sicuramente c'è una incostituzionalità di base, che secondo me se uno fa una qualsiasi cosa di costituzionale avrà sempre da dire. E mi sorprende l'atteggiamento del Presidente della Repubblica, che comunque le leggi vengono firmate dal Presidente. Guarda, le leggo due righe, l'incostituzionalità di questa delega. Cosa dice la Costituzione quando bisogna fare una delega? La Costituzione all'articolo 76, ce l'ho qui, dice che l'esercizio della funzione legislativa, quindi di fare leggi, può essere delegato al governo soltanto per tempo limitato e oggetti definiti. In questa delega l'oggetto non è definito, perché se siamo, a mio modo di vedere, ma né mai il Presidente della Repubblica dichiarerà l'incostituzionalità di questa delega, non lo faranno mai. Ma di fatto è davanti agli occhi di tutti che se loro non mi dicono cosa fanno, cioè per tempo limitato e per oggetti definiti, quantomeno sulla costituzionalità della delega si può discutere. E in questo momento non lo dico da, non sono un politico, non lo dico da politico, lo dico da tecnico, perché non sono chiari i principi. La Costituzione, il Costituente, ha avuto lo scrupolo di dire sì, noi possiamo fare i decreti legislativi, le leggi delega, però dobbiamo essere chiari su che cosa deleghiamo il governo a fare, e qui non è chiaro. Quindi l'incostituzionalità intanto è di carattere tecnico, è presente, a mio modo di vedere non c'è alcun dubbio. No, io volevo capire, cioè ho riuscito la cosa che serve, perché è chiaro che qualcosa Renzi dovrà concedere agli altri stati per poter fare investire diciamo così le multinazionali in Italia. Potrebbe essere l'accordo che stiamo, l'IFS e l'IRS, per cui c'è una decisione sovranazionale che supera la possibilità dei pagamenti, quindi l'arbitrato internazionale delle multinazionali e degli stati. Potrebbero essere tantissime altre cose che magari noi non sappiamo, che però, ripeto, in questo caso io la prima responsabilità la do a chi nel tempo ha sempre voluto dividere in due il lavoratore. La prima responsabilità. La seconda, che è una responsabilità secondo me grossa, è il fatto di aver tutelato anche quei lavoratori che non avevano tutelato. Questa è una cosa molto poco, perché io alla fine ho un vero aspetto. Chiaramente ci saranno le aziende che alla fine hanno dovuto chiudere, devono chiudere, continuano a pagare quello che purtroppo non possono neanche più pagare. È chiaro che dal punto di vista politico adesso lascio a Marco la risposta. Io quello che doverosamente mi limito a fare, a dire da tecnico, è che qualsiasi cosa vogliano fare, qualsiasi sia l'intento di Renzi eccetera, il Parlamento democraticamente deve essere messo a conoscenza di ciò che vanno a fare, perché lo dice la Costituzione. Dopodiché se i motivi per cui lo fa, magari lo fa per il bene dell'Italia, magari tutto il resto va benissimo, cioè è sindacabile, ciascuno è libero di avere la propria opinione. Ciò che è sicuro è che tecnicamente, legislativamente, lo stanno facendo in un modo che fa, a mio modo di vedere, scricchiolare un po' i principi della Costituzione, che è inappropriato, a mio avviso. È un abuso. Sul discorso dei diritti concessi per la differenza di trattamento per aziende con più di 15 o meno di 15 dipendenti, sul rapporto con te, non vedo perché un'azienda con più di 15 dipendenti debba avere determinate tutele o regole, e un'azienda che ce n'ha di meno, e sono quelle che sono la maggior parte con Italia, le piccole aziende sono circa il 95% delle imprese italiane, sono quelle che comunque ci reggono in piedi, che sono veramente la colonna portante di questo paese. È chiaramente sbagliato già il fatto che alcune hanno delle altre possibilità, per esempio anche la cassa integrazione non è data, se non quella interna,
all'azienda con meno di 15 dipendenti. E sul discorso della responsabilità al Presidente della Repubblica che firma, ormai firma qualsiasi cosa, quello ormai lo vediamo, non è neanche più difendibile, diciamo, anche se uno volesse provarci. Difendiamo Giorgio Napolitano. Come fai? Ha firmato di tutto, sta concedendo qualsiasi cosa, non senza un minimo scrupolo, senza un minimo problema su se una cosa può essere costituzionale o no. Questo non saprei che dire, c'è il dubbio, c'è il minimo dubbio che lo firmi, però il problema è che, essendo uno stato di diritto, quello che sta succedendo è che oramai si stanno perdendo davvero le regole, perché tutto si può pensare, tutto si può ritenere ideologicamente, però ci siamo dati delle regole, e portare avanti una delega del genere dove noi ci mettiamo a leggerla e non abbiamo la possibilità di capire cosa vogliono andare a fare. Io vi farò qualche altro esempio pratico di quello che scrivono. Se io leggo, è costituita da 11 o 12 commi questa delega, un articolo e 12 commi, se io leggo i titoli, prima stavamo preparando le slide e abbiamo visto i 12 commi, leggendo i titoli di questa delega ci sarebbe da votarla a furor di popolo, perché se si scrive tutela in favore della maternità, riordino dei contratti di lavoro, tutte cose da fare, però spiegaci come, cioè ce lo devi spiegare, ma non in televisione, lo devi scrivere, perché sennò viene svuotata la funzione del Parlamento, nessuno ha la possibilità di incidere realmente col lavoro con le proprie idee, cioè non credo che questo sia fondamentale, è stato sempre fatto così. Il Parlamento ha una funzione, altrimenti possono chiudere veramente, ce lo dice in televisione cosa fa, e dopodiché va da solo lì e si fa mettere il timbro da Napolitano. Questo. Diciamo che quello che c'è dentro questo provvedimento, quello che non abbiamo capito leggendo, lo abbiamo capito dai tweet di Renzi. Arriviamo a spiegare cosa c'è dentro. C'è forse ci proviamo, e partiamo direttamente con il discorso dei contratti. Attualmente in Italia abbiamo circa 47 tipologie diverse di contratto, e alcune molto simili, alcune forse neanche più utilizzate addirittura, tra contratti part-time verticali, orizzontali, misti, contratti a chiamata, telelavoro, contratto a tempo determinato. Abbiamo 47 tipologie di contratti. Chiaramente sarebbe auspicabile ridurli. E il problema è sempre, la domanda che ci faremo sempre è come, perché non è scritto lì come. Se lo trovo vi dico come. Allora dice, no, sul riordino dei contratti c'è un rigo al comma 3 che dice delega il governo a prevedere il riordino dei contratti. Quindi, verranno riordinati i contratti. Nel momento in cui uno deve andare a votare, se essere d'accordo su questo, non si sa effettivamente che fare. È una presa in giro, ovviamente. Poi, sempre quello che riguarda la semplificazione. Fermo restando che sarebbe giustissimo, infatti giusto da questo punto di vista va votata, perché è necessario riordinare la giungla contrattuale che abbiamo, perché ci sono veramente troppe tipologie di contratti. Per carità, ha avuto una buona idea, però si sarebbe voluto lavorare per riuscire a modificarli in un certo senso, ecco, che non sappiamo quale sia. Magari bisogna anche lavorare le commissioni, esatto. E referenti. E un altro comma all'interno di questo situazione di contratti, abbiamo appunto quello che è il famoso contratto tutte le crescenti. Prima ne ha parlato Antonio poco fa quando descriveva il contratto a tempo determinato snaturato di Poletti, e quindi torniamo col famoso contratto tutte le crescenti. Che cos'è? In teoria dovrebbe essere un contratto che è il principale contratto da utilizzare d'ora in avanti per qualsiasi datore di lavoro. Ti assumo per 3 anni, valgono, non valgono o valgono in minor misura le tutele, questo non si sa,
Dal terzo anno in poi hai le tutele. Non si sa anche qui però se le tutele sono il 100% di quelle previste oggi o comunque saranno in minima parte, minori, non si sa anche qui. Vuol dire che c'è scritto semplicemente questo, tutte le crescenti, ma non si sa quanto crescenti, se sarà a scalare da 0 a 3 anni, se ci sarà un minimo di sicurezza per non permettere licenziamento in qualsiasi momento, se questo tipo di contratto può essere utilizzato in qualsiasi momento, anche se hai già appunto, come diciamo prima, avuto lo stesso dipendente per 3 anni con i contratti a termine. Detto così non ha poco senso, quel che appare chiaramente la volontà di andare a destabilizzare quelli che sono ormai quei pochi diritti rimasti dallo statuto dei lavoratori. E su questo mi collego anche proprio detto il signore prima. È chiaro che andrebbe rivisto anche, perché lo statuto dei lavoratori è stato fatto negli anni 70, nel 1970, siamo nel 2014, sono cambiate tantissime cose, è cambiato il modo di produrre, sono cambiate alcune i contratti stessi, il metodo di lavoro, è cambiato in buona parte. Quindi andare a rivedere lo statuto dei lavoratori oggi va bene, rivediamolo, però comunque facciamolo con un po' di cognizione di causa. Non ha senso andarlo a stravolgere, bypassarlo direttamente, perché qui semplicemente non si ha il coraggio di dire: signori, d'ora in avanti tutte le tutele, tutti i diritti che avevate non servono più a nulla. Questa è una frase buttata lì per non avere il coraggio di dire: signori, i vostri diritti d'ora in poi non valgono più a nulla. Cos'altro prevede? La revisione della disciplina dei contratti a distanza. Viene introdotto il controllo a distanza, che l'articolo 4 dello Statuto dei Lavori già prevede il controllo a distanza, quindi tramite telecamerina. Già lo prevede in alcune mansioni, in alcuni lavori. Ed è già previsto la contrattazione collettiva in alcuni agenti di sicurezza. Ora potrebbe essere introdotto, dico potrebbe perché è tutto molto famoso, potrebbe essere introdotto in qualsiasi tipologia di lavoro. Se in un'azienda che produce vini ti metto la telecamerina e ti spio tutto il giorno per vedere cosa fai, quanto lavori, andando anche a violare quei pochi diritti di privacy che potrebbe avere un dipendente. Come scritto, ciascuna scrivania di qualsiasi tipo di ufficio può avere una telecamera sopra e il datore di lavoro può osservare dalla mattina alla sera chi lavora da qualsiasi parte. Questo cosa va a fare? Questo va a rompere anche quello che è il rapporto fiduciario che dovrebbe esserci oggi comunque tra un dipendente e un lavoratore, perché in questo momento, in questo modo, cosa stai facendo? Stai creando ancora più un divario tra quella fiducia che molti dipendenti hanno ancora nel proprio datore di lavoro. Quindi vai ancora ad insistere, a gettare benzina sul fuoco dove sarebbe il caso di cominciare anche a riappianare, perché sulla stessa barca ci siamo tutti, dipendente datore di lavoro, dipendente subisce quelle che sono le nuove regole del mercato del lavoro, ma anche quello che è l'andamento del field, tutte le scelte economiche. La stessa cosa però anche il datore di lavoro, è costretto a chiudere perché il costo del mercato del lavoro è troppo alto, è costretto a chiudere perché la burocrazia è troppo alta, è costretto a chiudere perché le importazioni da alcune nazioni con più competitività dal punto di vista del costo del lavoro non riescono a sostenerla. Quindi diciamo sulla stessa barca siamo tutti. Cos'altro viene introdotto? La revisione della disciplina delle mansioni. Cosa vuol dire? Il demansionamento. Quindi se un responsabile di reparto per cause... In caso di crisi aziendale. In caso di crisi aziendale può essere, ripeto, del quadratore del responsabile di reparto, da domani vai a pulire il bagno. Questo viene introdotto anche con la Giovanni. La ratio è... Visto che c'è la crisi,
un'azienda piuttosto che chiudere per salvaguardare i posti di lavoro, possa demansionare un dipendente che prima svolgeva una determinata attività, fargliene fare una di rango inferiore, poi non licenziarlo. Detta così in astratto, per carità, si può pensare, piuttosto che andare a spasso, resto nella stessa azienda, faccio un lavoro diverso, ci adeguiamo perché c'è la crisi. Il problema, come al solito avviene in Italia, se non specifichiamo al millimetro quello che si va a fare, la legge apre lo spiraglio a strumentalizzazioni di questa cosa. È evidente, se loro non ci consentono di emendare le virgole, ma veramente le virgole di un provvedimento del genere, può tranquillamente accadere che per crisi aziendale si possa intendere, non so, un calo del fatturato semestrale, quindi tu azienda per 6 mesi hai un calo del fatturato, in quella fase mi demansiono 10 dipendenti, 15 dipendenti e nessuno mi può dire nulla. Quindi il punto, come al solito, è questo gioco semantico anche che fanno, perché è giusto venire a dire c'è la crisi, ci dobbiamo adeguare, piuttosto che andare a spasso fai una cosa leggermente diversa, magari un po' meno gratificante, però porti lo stipendio a casa. Ma dobbiamo assolutamente cristallizzare le cose soltanto per questa razza, perché se poi si apre lo spiraglio alle strumentalizzazioni è evidente che abbiamo fatto una legge farraginosa e non abbiamo tutelato i lavoratori. Quindi tuteliamo il lavoratore ma non il lavoratore. Anche considerando che oggigiorno il maggior numero di cause per mobbing riguarda proprio il demansionamento, perché si va anche a toccare quelli che sono anche i diritti acquisiti di un dipendente, perché se ho raggiunto una certa posizione per merito, in questo modo poi comunque reagirà e demansionare. Sì, poi c'è un altro punto, è il riordino degli ammortizzatori sociali. Rischio alla noia, mi dispiace di annoiarmi, lo ripeto sempre, anche qui non si capisce cosa vogliano fare. Sono solo due le cose specifiche che si comprendono. La prima è la riforma dell'ASP, quindi della disoccupazione. Ovviamente si tratta anche in questo caso di modifiche in peius, come un dato oggettivo, perché in sostanza viene ancora più come parametro matematico vincolato l'assegno di disoccupazione alla contribuzione precedentemente versata, che sarà in stretta relazione. Per cui, al di là della soglia minima dell'assegno di disoccupazione che chiunque può prendere, vengono ristretti i parametri in relazione tra quanto abbiamo versato in contributi nella storia lavorativa fino al momento della perdita del posto di lavoro e la stessa ASPI. Quindi è una riforma che consente allo Stato di risparmiare un po', però chiaramente vengono dati meno soldi come ASPI per la disoccupazione. E questo è un dato oggettivo, questa cosa è molto chiara, ce la spiegano chiaramente che c'è questo tipo di riforma. E l'altra è la riforma della cassa integrazione guadagni. Ora, la cassa integrazione sappiamo tutti che ha portato anche in Italia molto spesso a situazioni, diciamo, passatemi il termine, anche parassitarie da parte delle aziende che l'hanno utilizzata, nel caso Fiat prima di tutti gli altri. Siamo andati avanti, abbiamo speso miliardi per la cassa integrazione, quindi sicuramente ci sarebbe bisogno di una riforma di questo tipo di ammortizzatore sociale. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento si rifiuta praticamente di parlare di riforme analitiche degli ammortizzatori sociali, perché noi portiamo avanti il reddito di cittadinanza, che è un ammortizzatore sociale di carattere universale. Quindi noi diremmo con il reddito di cittadinanza è attivo, oltretutto, che spinge alla ricerca di lavoro, insomma c'è una proposta di legge molto complessa che voi conoscerete sicuramente. Quindi noi siamo chiusi al dialogo sul singolo ammortizzatore, perché la soluzione per noi è quella. Nel caso di specie, nel Job Act, loro riformano la cassa integrazione guadagni, o meglio, dicono di voler riformare la cassa integrazione guadagni dicendo utilizziamola sempre meno, e comunque utilizziamola dopo avere fatto tutta una serie di tentativi diversi,
da quelli dell'utilizzo della cassa integrazione. E prima di tutto dicono che devono essere fatti i contratti di solidarietà, per cui spingono sui contratti di solidarietà che devono essere applicati prima di concedere la cassa integrazione. Il contratto di solidarietà, ovviamente anche in questo caso, crea problemi a chi si trova in una situazione di disagio all'interno dell'azienda, al lavoratore, perché il contratto di solidarietà significa intanto un abbassamento del numero di ore lavorate e quindi anche un abbassamento della retribuzione. Per cui prima di andare in cassa integrazione si chiederà all'azienda di fare i contratti di solidarietà, e per cui un lavoratore doveva fare 40 ore, in sostanza si dice fai 20 ore e chiaramente prendi metà stipendio. Solo dopo aver fatto questo si avrà diritto alla cassa integrazione per l'azienda. E questo è quello che ci dicono nella delega, per cui la direzione forse anche in qualche misura giusta è quella di non abusare della cassa integrazione. Però non mi pare che ci siano adeguate garanzie, più che garanzie, sostegno a chi poi rimarrà, ai lavoratori che rimangono dentro le aziende in questa situazione, o a metà stipendio o senza cassa integrazione. Questa cosa comporta, mi riaggancio al contratto di solidarietà. Se il governo dice, tua azienda, prima di utilizzare la cassa integrazione, devi utilizzare il contratto di solidarietà con i tuoi dipendenti. Quindi se hai 20 dipendenti a 8 ore l'uno, da domani puoi fare 10 dipendenti a 8 ore e 15 dipendenti a 6, a 7 ore, quindi diminuisci le ore. Su questo, quindi automaticamente diminuisce anche la retribuzione, perché lavorano meno ore. Contemporaneamente però tu assumi più persone, ma per lo stesso numero di ore. Quindi che vuol dire? Una cosa sulla quale si gioca spesso sono i numeri, le stime, quello che si vedeva prima, le percentuali di disoccupazione, le percentuali di questo, di quell'altro. Cosa accade con questo? Accade che stesso numero di ore, quindi non aumenti il lavoro, tu aumenti i contratti di lavoro. Quindi nelle stime che ti fa l'Istat ogni trimestralmente, tu vai a vedere che l'occupazione aumenterà perché aumenti il numero di contratti diminuendo le ore, ma non aumenti il lavoro, quindi non aumenti quegli incentivi di benessere delle persone. Questo è un trucchetto che utilizzano per vendersela bene poi mediaticamente. Poi tra le altre c'è la creazione di un'agenzia unica per le ispezioni sul lavoro. Di questo ce ne eravamo già occupati. In Italia quello che funziona poco bene sono le ispezioni sui luoghi di lavoro. Perché? Perché siamo veramente vengono fatte da più enti, vengono fatte dai carabinieri, vengono fatte dall'INPS, dall'INAIL, dall'ASL, dalla Guardia di Finanza, dai ispettori del Ministero del Lavoro e dai SAL. Quindi tutti questi vari enti che vanno a fare ispezioni non si coordinano affatto attualmente. Perché? Perché per legge ci dovrebbe essere una banca dati che, sulla quale confiscono tutti quanti. A che servirebbe questa banca dati? Anzi, cosa dovrebbe servire, dato che per legge dovrebbe già essere attuata? Se io vado in un'azienda, se io sono l'INAIL e vado in un'INPS, vado in un'azienda domani a controllare, a fare un'ispezione, e il giorno dopo ci va la Guardia di Finanza o l'ispettore del Ministero del Lavoro a controllare la stessa cosa, io ho portato anche un danno a quell'azienda, che magari l'azienda che ha tutti i conti a posto, che paga i contributi ai dipendenti, che c'ha tutto in regola, però ho creato un danno. Perché? Perché comunque devo tirare fuori tutte le carte, fare vedere tutto quanto, bloccargli comunque ad alcuni uffici il lavoro per determinate ore. E in più, non essendoci una banca dati, la cosa può essere fatta quante volte si vuole. La banca dati poi serve anche a ridurre i costi, perché comunque questi sono costi per la spesa pubblica. Perché tutte le volte che l'ispettore si muove, prende la macchina, la benzina, deve essere pagata la trasferta. Quindi sono costi in più,
che semplicemente questa banca dati dovrebbe andare a accorpare il lavoro, farlo funzionare meglio, renderlo più efficiente. Ora qual è il problema? Che il ministro Poletti sta creando questa agenzia unica che non si sa come andrà a funzionare, perché siccome non hanno voluto finora implementare questa banca dati che già risolverebbe buona parte dei problemi di ispezioni rendendole funzionali, va a creare un nuovo ente che da un certo punto di vista potrebbe anche essere giusto. Io prendo 50 dipendenti dell'INAIL, 50 ispettori dell'INAIL, 50 ispettori dell'INPS, 50 ispettori della Guardia di Finanza, li accorpo insieme dentro questa agenzia che si coordina e lavora bene. Il problema è che non si sa se questa agenzia sarà l'ennesimo carrozzone con consigli di amministrazione, con dirigenti, tutto il resto, non si sa poi quali saranno i veri intenti di questa agenzia. Questo è sempre lo stesso discorso, cioè che fai questa agenzia, ma come la fai? E questo non ci viene spiegato. Allora, nel Jobs Act non è poi così esteso, il Jobs Act è praticamente finito sui contenuti del provvedimento e tendono, e questo come diceva Marco, è una cosa personale ai fini dell'ottimizzazione dell'apparato dello Stato, a creare due agenzie. La prima, che è questa di cui ha parlato Marco, che è l'agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, e la seconda è l'agenzia, non ricordo come l'hanno chiamata, l'agenzia è un'agenzia unica in sostanza per le politiche attive del lavoro. Noi sappiamo che al momento in Italia abbiamo un carrozzone forse il più malfunzionante, che sono i centri per l'impiego. Centri per l'impiego il Ministero del Lavoro è riuscito anche a creare, nonostante esistessero i centri per l'impiego, tutta un'altra serie di apparati come Italia Lavoro e similari, sono così tanti non mi ricordo neanche più tutti, l'ISPOL e altri istituti di questo tipo, che sostanzialmente fanno le stesse cose, hanno però dei costi perché hanno un numero di dipendenti loro sì rilevante, quindi più che creare occupazione la creano per i posti di lavoro che si creano per la loro stessa esistenza, però non ne creano molti all'esterno. E quindi adesso, direi anche legittimamente e giustamente, si pensa ad un'agenzia unica. Sono costretto a ritornare però alla razza delle cose che dicevo prima, perché anche in questo caso non sappiamo che cosa farà esattamente questa agenzia, non sappiamo, o meglio, lo scopriremo sempre prima, quando sarà troppo tardi per dare qualche idea o qualche suggerimento. Non sappiamo cosa farà, non sappiamo quali enti effettivamente accorperà, non sappiamo quale personale verrà utilizzato, non sappiamo quali istituti rimarranno fuori, quali saranno dentro, eccetera. La ratio però è giusta, è quella di creare un'agenzia unica. Se le risorse verranno meno utilizzate bene, non lo possiamo sapere, non lo sappiamo, per cui possiamo limitarci a dirvi soltanto che verrà creata questa agenzia per le politiche attive del lavoro. L'ultimo punto è la tutela, il penultimo, la tutela della maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. E qui anche da un punto di vista direi puramente ideologico mi sembra un principio positivo. In sostanza il governo viene delegato a individuare tutta una serie di istituti normativi che possano consentire alle donne e alle mamme da un lato di poter conciliare il lavoro alla vita familiare, quindi telelavoro, part-time, dovrebbe essere questo, anche in questo caso non è specificato, ma più o meno dovrebbe essere questo, e dopo per la prima volta si affaccia anche il ruolo del papà, del padre, quindi si parla di famiglia, non soltanto di mamma, quindi anche agli uomini, in teoria, dovrebbero essere accordati dei tempi di una conciliazione dei tempi di vita e di lavoro interscambiabili con quelli della madre, quindi tema di, non so, saranno i permessi o cose del genere. Per cui su questo punto, al di là del fatto che anche qui non sappiamo cosa c'è dentro, si può essere abbastanza tranquilli che si potrà andare solo in positivo, credo, e non in negativo, perché non c'è niente da perdere. Perché su questo punto siamo veramente, rispetto al resto d'Europa,
Olivieri. Adamo Zero. Finiamo sui contratti di solidarietà, ne abbiamo già parlato, le ferie solidarie tra colleghi. Questo è un punto che, visto così, potrebbe dire bello, bel punto. Che vuol dire? Vuol dire, se io sono non dipendente, ho messo da parte X giorni di ferie, 30 giorni di ferie, e un collega per necessità, per figli minori a carico o per delle cure riguardanti figli minori, ha bisogno di ferie e non ne ha a disposizione, io gliene posso prestare alcune delle mie, che sembrerebbe in un ambito di comunità una cosa bellissima. Però qual è il problema? Tu, governo, stai legiferando, mi stai chiedendo a me di dare le ferie a lui, ma dovrebbe essere il governo a garantire a un dipendente che sta bisogno comunque di permessi più per delle cure a un figlio minore, queste gli vanno comunque concesse, non prestandogli da un altro dipendente. E con questo è finito il job out. Questo è ora la cosa divertente, per un certo punto di vista, è che magari ci sarebbe anche con più domande che risposte, perché appunto a ogni punto c'era ma come verrà fatta questa cosa non si sa, perché dopo l'approvazione della delega sul lavoro, entro 90 giorni il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Economia e Finanza dovranno redigere quelli che saranno i decreti delegati, cioè dove ci sarà il succo anche dal punto di vista tecnico di tutto questo ambaglianti che è stato messo dentro la legge. E sottolineo inemendabili a quel punto, cioè non si può più fare niente, la Commissione Lavoro di cui Marco è parte potrà semplicemente dare un parere, cioè dire sono d'accordo o non sono d'accordo, ma non potrà modificare una virgola di quello che si dirà. Quindi il dato contratto così. Questo è tutto, quindi se avete domande, dubbi sicuramente tanti, siamo qui a disposizione. Per cui scusate, se l'unica cosa che si può fare qual è emendamenti su tutto? Sì, si possono fare degli emendamenti. Il problema è che gli emendamenti si può fare alla legge delega, devono per la natura sono simili, quindi anche un emendamento che faccio le ferie solidarie tra colleghi. Voglio emendare, voglio dire che non possono essere più di 5 giorni al mese, ma non possono essere finiti, non più di 5 giorni al mese non si possono fare. Resta una frase che è di tecnico a zero, a nulla. Sta a vedere poi come il governo trasformerà in legge, in decreto questa frase nel momento in cui andrà a scrivere il decreto, quindi sarà quello che andrà poi a incidere veramente, ad essere a trasformare questo punto in qualcosa di reale, diciamo. Noi stiamo presentando, noi abbiamo 270 emendamenti a questo, li stiamo facendo, è chiaro, non è che può lasciarla così. Almeno cercare di emendare a grandi linee, quello lo stiamo facendo. Il problema è che come ci hanno abituati da un anno, perché appunto ho visto io direttamente un anno e mezzo a sta parte, la possibilità di cambiare qualcosa ce l'hai solamente alla prima lettura, che vuol dire che se un decreto con la delega a questo punto parte dal Senato, viene approvato dal Senato, passa la Camera e soprattutto dopo che è stato passato la fiducia alla Camera, vuol dire che è immodificabile, perché altrimenti si riaprono modifiche e questa cosa potrebbe non piacere magari alcune parti della maggioranza. E cosa stiamo vedendo infatti ora? Il PD su questa delega è spaccata, c'è veramente la possibilità, e me lo auguro sinceramente, c'è la possibilità che veramente un centinaio di deputati parlamentari del PD si staccano e vadano a fare una fronda di sinistra, che attualmente la fronda di sinistra è quella che manca per tutto il Parlamento, perché si sta andando a creare una nuova Democrazia Cristiana, lo stiamo
stiamo vedendo con l'UDC, con Centrocinque, sono tutti insieme, la NCD, APD, Centrocinque sono tutti insieme, hanno ricavato una bella nuova ex cristiana, questo lo stiamo vedendo purtroppo anche alle elezioni amministrative, ho visto proprio l'altro giorno su un giornale che UDC, PD e la lista sinistra si stanno riunendo per le prossime amministrative. La parentesi. Il problema appunto è quello che ti permette di fare in base ai giochini di potere all'interno della maggioranza, perché magari sono riuscito a portare questo risultato a casa quando hanno approvato al Senato, non vogliono riaprire i giochi alla Camera, quindi tutto resta fermo così com'è. Quindi se io voglio fare la proposta e magari la proposta ti piace anche, non me la passo perché potrei avere segreti interni della maggioranza, come già successo. Anzi, spesso appunto le proposte non le prendo neanche in considerazione solo perché sono firma del Movimento 5 Stelle. Addirittura una volta è successo, e questo è molto triste, addirittura una volta è successo, erano i primi mesi, facciamo un emendamento, se non sbaglio proprio al decreto Giovannini, me la cassano e dopo 2 mesi me la ritrovo nel decreto del governo, tale o quale, copia e incolla. Questo è successo molto spesso, questo succede. Siccome mi pare che ci siano tanti elementi di costituzionalità nella storia moderna, ma è possibile che comunque ricorrere alla Corte Costituzionale fatto andare indietro? Sì, ma sicuramente, questo poi è la macchina italiana che funziona così, ma ne abbiamo avuto prova in tantissimi altri casi dove ci sono dei blocchi delle procedure, perché io sono certo che questa incostituzionalità, per quanto non rilevata dal Presidente della Repubblica, davanti alla magistratura ordinaria, nei casi di specie che potranno discendere da questa legge, chi poi solleverà la questione costituzionale, una parte, diciamo un privato, che solleverà nel corso di un giudizio la questione, questo tipo di questione, potrà avere ragione. E quindi. Sì, ma è un rimedio, sono tutti rimedi molto relativi, perché di rimediabile non c'è nulla nel momento in cui tu in un meccanismo inserisci un sassolino che lo inceppa, è chiaro che il meccanismo girerà sempre male, perché ci saranno dei ritardi, ci saranno delle inefficienze, e per sanarli, sassolino dopo sassolino, cosa che è successa fino ad oggi, non solo su Giobatti ma su tante altre cose, poi servono veramente decenni per rimettere le cose a posto, vista la lentezza dei tribunali, vista l'appello, la Cassazione, eccetera, eccetera. Per cui diciamo che sono danni difficilmente riparabili a breve, sono danni che permangono poi a lungo. Noi intanto abbiamo anche già presentato, come già l'abbiamo fatto in prima lettura al Senato, una pregiudiziale di incostituzionalità, dove appunto si vanno a fare i rilievi costituzionali. Il problema è che questa pregiudiziale poi per passare viene votata dal Parlamento stesso. Il Parlamento stesso per maggioranza, c'è lo stesso partito che presenta questo atto, te la vota contro anche se ci sono dei rilievi di incostituzionalità. Oltre a questo abbiamo scritto direttamente al Quirinale, nessuna risposta, e faremo anche una denuncia alla Corte Europea, come già abbiamo fatto con il decreto Poletti sui contratti a tempo determinato, già l'abbiamo fatto con quello, lo rifaremo anche su questo. Però la paura è che fa tutto parte di un sistema che vuole andare in quella direzione, quindi... Posso? Sì, tu puoi... Sulla copertura finanziaria no, ma è semplicemente puntare a un discorso
globale sia per quanto riguarda il Joe, però anche per quanto riguarda tutte le leggi, perché tanto in tutti i meccanismi, diciamo così, politici, burocratici, c'è questo non conoscere, non far conoscere le decisioni, le cose come fanno. Io sono passato per tipo questo in base agli appalti, ho potuto fare con gli appalti è tutto, è così, cioè, non c'è niente, è tutto messo così per aria, per chiarezza, e praticamente c'è un modo per raggirare l'appalto, per fare un modo di dire una cosa a questo privato e fare un discorso. Quindi fare un discorso generale, che tutte le leggi devono essere chiare per bene dall'inizio alla fine, e far conoscere a tutti appunto che non c'è chiarezza in tutta questa legge, quindi anche le domande da parte nostra, cioè sarebbe preso qualcosa che di concreto non c'è, esatto. Semplicemente questa constatazione e di lottare magari perché se le ragioni ci sono, basta in maniera ordinata come si sta facendo ora dirle. Più di questo penso che poco si possa fare. Io ti faccio l'esempio più lampante di incostituzionalità. Prendiamo l'esempio del Porcellum. Il Porcellum è quello che è la legge elettorale è la legge più importante, perché va a decidere gli assetti democratici e in che modo verranno fatte dal momento in poi le scelte politiche di un paese. Se già quella è stata rilevata incostituzionale e non è successo nulla, quindi la legge più importante arrivata in costituzionale e non è successo nulla, figuriamoci con tutti gli altri provvedimenti fatti da quell'organo incostituzionale stesso, quanto verranno presi in considerazione. Purtroppo non diciamo che siamo in dittatura, è vero perché anche se ti poni comunque il dato nero sul bianco, guarda che è così, ma non perché te lo dice il Movimento 5 Stelle, ma perché te lo dice la Costituzione italiana, e nonostante questo che comunque vanno avanti lo stesso, noi siamo veramente una vera e propria dittatura. La dittatura non è fino nel fascismo, c'è ancora ora, diversa, in diverso modo, però c'è. E il punto è un altro punto sul quale che ha detto, è appunto se ne parla, come stiamo facendo ora, via via si amplia anche la conoscenza di quello che c'è evidente, quindi si va a informare su cosa c'è veramente dietro il provvedimento ogni anno. Il problema qual è? Noi qui siamo neanche un centinaio, siamo, non so, 60, 30, 80 persone. Se però dall'altro punto di vista, sui giornali, in TV, ti stanno vendendo questa delega, un qualcosa di formidabile, con una svolta nel mercato del lavoro, qualcosa che ti porterà in Italia fior di investimenti, tutto questo non va, però comunque è una goccia d'oceano. Comunque va fatto, perché vuole informarsi su queste cose, esatte a questa. No, stavo soltanto un attimo integrando quello che l'ultima persona che ha parlato ha colto proprio il problema, perché il problema è quello. Vi aggiungo un altro dato velocissimamente. E prima di presentare il Job Act, adesso all'esame c'è la legge di stabilità, come avrete sentito televisione. In sostanza, anche qui, sempre per testimoniare ulteriormente l'opacità e la scarsa trasparenza, hanno fatto una risoluzione, cioè una decisione che ha assunto il governo, che collega il Job Act alla stabilità. Seguitemi bene, perché è veramente perverso tante volte quello che fanno. La stabilità è la legge finanziaria. Sostanzialmente loro hanno detto le coperture, alcune coperture in tema di lavoro della legge di stabilità voi non le potete vedere perché sono collegate al Job Act, e quindi noi in sostanza, se loro utilizzano nella legge finanziaria 2 miliardi per finanziare qualcosa in tema di lavoro, noi dobbiamo andare a prendere il Job Act per capire dove li vanno a prendere questi soldi. Però il Job Act non è un provvedimento approvato, quindi noi
sostanzialmente, vedete come concatenano tutto con scarsa trasparenza, non siamo in grado neanche di poter giudicare e valutare le coperture finanziarie che utilizzano in tema di lavoro con la legge di stabilità, perché loro ci dicono che è collegata al Jobs Act, ma la legge di stabilità viene approvata prima, quindi non possiamo sapere che soldi sono, dove li prendono, e non siamo in condizione di poter anche in questo caso dire non ci va bene che tu prendi i soldi da quella parte. Quindi il problema è proprio questo, cioè non è tutto molto poco trasparente. Allora io volevo un po' ricollegarmi a lui, a tutti. Secondo me il è anche, non so come Antonio. Quando ho iniziato il discorso facendo la storia che sembra tutto un filo conduttore, che però non sappiamo dove non è andato a finire. Non voglio cercare di presunzione, ma io forse, cioè io ho una mia lettura su perché si fa tutte queste cose. Quindi è te lo spiego, forse non so tanto bene parlare, però se mi date un po' di tempo lo spiego. Le ferie solidali tra colleghi cosa vuol dire? Le ferie solidali per le grandi aziende sono dei costi. Quando un dipendente ha un tempo di ferie molto elevato, costa, o viene remunerato o deve sfruttare. In questo modo se un collega dà le ferie a un altro collega, l'azienda costa meno. Questa è una ragione. Ma la ragione più grossa, che lo conduttore di tutto, secondo me nasce dalle lobby, dalle grandi multinazionali. E mi volevo ricollegare a quello che stava dicendo lui. Cosa fa Renzi per le multinazionali? Fa quello, fa il Renzi. Secondo me bisogna seguire. Renzi fa semplicemente quello che gli hanno chiesto coloro che gli hanno finanziato la campagna elettorale, ossia le banche, le grandi lobby, le grandi multinazionali, parliamoci chiaro, sono loro che hanno fatto salire Renzi a Palazzo Chigi. Quindi le multinazionali, anche quel giochino, quello mediatico, il giochino mediatico che loro stanno facendo è cercare di fare la guerra tra poveri. La guerra tra poveri quella che lui, che è un dipendente di una società di solo di 11 dipendenti, possa dire oggi: a me non ne frega un cazzo, scusate, va bene? Io tanto ci sono già. Quando, 20 anni fa, nessuno avrebbe mai ragionato in questo modo, tutti avremmo pensato che era un nostro diritto avere l'articolo 18, era un nostro diritto. Togliendo i diritti anche alle società che hanno oltre, togliendo i diritti anche a quelle società che hanno oltre 15 dipendenti, un problema di costituzionalità, di differenza tra dipendenti al di sotto dei 15 e quelli di 15 si leva, quindi non c'è più neanche questo problema costituzionale. Tornando al discorso dell'economia, delle grandi lobby, cosa succede? Io da tanto ci sto pensando a questa cosa qui, anche con i miei amici mi hanno sempre dato del pazzo. Le grandi società cosa vogliono fare? Vogliono ottenere maggiori guadagni con minore sforzo. I dirigenti attuali, cioè la grande moda dei dirigenti manager attuali, quando c'è una società che non funziona, non è che dobbiamo colpire, si colpisce il dipendente, si colpisce il datore di lavoro, il dipendente, è lì che si taglia facilmente, non si sa. Non si riesce ad andare al problema della questione, quando poi dopo i grandi manager per loro guadagnano milioni, 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 cose che dipendenti, per centinaia di dipendenti potrebbero prendere il guadagno di un solo dirigente, del manager. Quindi è un falso problema, quello sempre di parlare di loro. Quindi le grandi lobby vogliono far sì che non ci sia più diritti, in modo tale che i grandi dipendenti, i grandi lobby possano avere il potere di dire a tutti i cittadini: vuoi questo lavoro? Beh, io ti do tutto. Non lo vuoi? C'è una fila di persone dietro che aspettano questo lavoro. E in questo momento di disoccupazione è
questo è il periodo migliore per loro per ottenere questi diritti. Proprio ora è il momento in cui loro vogliono ottenere il risultato maggiore. Intanto in passato hanno fatto entrare in mente delle persone che l'articolo 18 oramai non è più un problema, ha fatto suo tempo. Intanto la gente sta parlando dell'articolo 18 che se ne è già dell'articolo 18. Ma secondo me l'obiettivo è questo: coperture economiche. Coperture economiche si fa presto, io. Si smonta prima di tutto la Costituzione, cosa che stanno facendo in questo momento. Quindi chi se ne frega della Costituzione non esiste più, viene calpestato continuamente. E poi si porterà la società verso una privatizzazione. Non avrai più nessun diritto, non avrai più nessuna pensione, non avrai più niente se hai la facoltà economica di pagare, se no fai il loro gioco. Io ti posso acquistarti come e quando vuoi, e cederti come quando vuoi, tu non hai più nessun diritto. E si torna a quello che stavi dicendo te, nell'età fascista, nell'età dittatoriale, succedeva in questo modo. Questo è il mio punto di vista. Questa è la ragione, il filo conduttore che secondo me lega tutto. Le multinazionali, Marco Alvin in testa, è stato lui che ha cominciato questa cosa qui, no? È andato, parla, intanto pagano, lui non è in italiano, paga le tasse in Svizzera, eccetera. Però secondo me questo è il filo conduttore. E la gente forse non si rende conto, ma si sta andando verso una deriva che ancora non siamo neanche all'inizio, secondo il mio punto di vista. Spero di sbagliare, però questo è il mio punto di vista. Una cosa, rispondo brevemente a lui, una cosa. Infatti che hanno in comune tutte queste scelte è il fatto che stanno togliendo la speranza. Faccio un esempio, io ho già 30 anni, quando 10 anni fa sono arrivato da Arezzo, che non sono originario da Arezzo, ma sono arrivato da Arezzo, ho trovato lavoro, ho trovato un altro, 10 anni fa si trovava ancora facilmente lavoro. Ma se andiamo a guardare a chi oggi ha 18-20 anni, il dato che abbiamo visto prima, cioè gli inattivi, questo è un risultato anche di tutto questo. Addirittura c'è chi neanche più ha la speranza di riuscire a trovare un lavoro. Dici io ho depressione. È una depressione generale, non lo trovo il lavoro, quindi neanche mi metto a cercarlo, cioè non c'è più voglia, cioè non chi me la fa fare. Tanto non si trova, abbiamo tolto tutte quelle piccole speranze che avete, la forza di andare avanti, di alzare la testa e di lottare ancora per i tuoi diritti. E tutto questo appunto è in favore di chi? In favore di pochi potenti che reggono ancora il gioco. C'è qualcuno che alza le mani? Allora, buonasera. Io devo confessare che intanto non conosco il programma del Movimento 5 Stelle in questa materia. In questo momento ho sentito delle critiche che possono essere costruttive, anche strategiche, perché poi si parla, andando avanti, della possibile azione nei confronti della speranza della conferma del Presidente, della verifica della costituzionalità sul dibattito e via dicendo. Però io sinceramente, anzi che sono l'unico, non lo so, non conosco quale sarebbe invece il programma, quale sarebbe la prospettiva del Movimento 5 Stelle in questo contesto. A la critica la capisco, non capisco l'alternativa alla critica, e quindi cosa proponiamo in questo momento? Peraltro dire che ci sono degli emendamenti, che è tardi per fare azioni eccetera, e io da cittadino non conosco quello che era la prospettiva che si presentava anche in ipotesi invece di tempi ordinari per presentare alternativamente a queste pseudo-nefandezze qualcosa di costruttivo, cioè sarebbe utile capire. Ora capisco che magari dovrebbe farsi da capo, quindi anche assomigliato, diciamo, andrebbe più che bene. L'altra considerazione, meno male che è tornata la slide, perché anche di questo io vorrei capire. Quando si dice che la povertà stimata in 600 euro al mese e si
confronta con la pensione minima di 495 euro al mese e poi si anche diciamo si prospetta, si combatte, si auspica un reddito minimo di cittadinanza, bisogna anche capire a che cosa ci si riferisce anche in termini di entità economica, perché guardate che almeno per quella che è la mia cognizione, le 600 euro al mese in questo momento con i 47 tipologie di contratto teoricamente è la base media dei 46 tipi di contratto, forse salvo quello a tempo indeterminato, d'accordo? Perché quando si fa lavori di un giorno, lavori di una settimana, chiamata e via dicendo, arrivare a 600 euro al mese è già una prospettiva non banale. Allora io mi domando, anche nell'ipotesi di un reddito di cittadinanza, qual è la soglia a cui ci si deve riferire per dire che rispetto a quello stia sopra, cioè rispetto alla povertà, al reddito di povertà o sotto la quale si è in povertà relativa, si stia sopra e allo stesso tempo non sia un incentivo per farsi licenziare quotidianamente, costantemente, perché si raggiungerebbe di sicuro più di quelle 600 euro. Grazie. Io passo direttamente dal secondo punto, poi il primo te lo sulle varie proposte e spiego velocemente a Antonio. Innanzitutto i 600 euro al mese, la stima di 600 euro al mese è un po' tirata fuori dall'Istat, in base ad alcuni dati. Come ho detto prima, appunto, questa è la soglia minima sotto la quale si va in povertà, quindi non si può garantire i beni mobili. Beni mobili minimi per poter andare avanti. In che ottica quindi un reddito minimo garantito, un reddito di cittadinanza dovrebbe puntare? Dovrebbe puntare partendo proprio da quella cifra. Che vuol dire? Se tu sotto quella cifra non ci puoi andare, perché non ti posso garantire la sussistenza, allora almeno per cominciare, innanzitutto ti garantisco quella somma, che già stiamo parlando di considerando 9 milioni di poveri relativi, 9 milioni di persone che sono di sotto quella cifra, da 0 a 600, da chi non ha nulla a chi ha la pensione minima, ci rientrano tutti chiaramente sotto 600, stiamo già parlando di 9 milioni di persone, stiamo parlando circa di 18-19 miliardi di euro. È chiaro che, come dicevi te, sì, però tu mi dai questo reddito minimo garantito, ma sai che io mi sto a casa, mi faccio licenziare, non faccio nulla, intanto il debito di 600 euro al mese. È chiaro che nella proposta che abbiamo fatto ci sono dei paletti per impedire questo, ci sono dei paletti per impedire che tu ti faccia licenziare, ci sono dei paletti per impedire che nel momento in cui tu vai a fare un colloquio di lavoro possa uscirti dicendo no, quel lavoro non mi piace. La cosa che mi sono espresso male, io lo intendevo un incentivo a licenza, non a chi volesse, a chi è licenziato. Cioè l'incentivo è ti tengo un mese di licenzio perché comunque a me costi meno che non tenerti un anno, non so se avete l'idea, era questo il fatto. Non tanto la comunità italiana di dire sto a casa e prendo un'idea. Ora vista dal punto di vista del datore di lavoro, esatto. Il discorso del datore di lavoro, se non ha un motivo particolare per licenziarti, perché dovrebbe licenziarti? Cioè se io ti assumo per tutti l'articolo 18, se c'è una garanzia che impedisce a chi che sia di prendere e dirti vai a casa quando voglio io, il motivo è ci siamo perdi. Però a principio di questo deve essere una questione. Non è che un datore di lavoro se va a mancare l'articolo 18 prende l'azienda e dice tu via da oggi non mi servite più. Deve essere un motivo comunque per quale licenza, anche se da zero tutte le tutele, tutti i diritti. In questo momento per la legge Fornero i licenziamenti collettivi, i licenziamenti per motivi economici dell'azienda sono sempre possibili. No, io sono d'accordo con te, ma sto dicendo un'altra cosa. Se io datore di lavoro ti tengo lì e ho l'interesse di farti crescere, comunque ho puntato su di te, e se non ho un motivo particolare per licenziarti, non è che se mi serve prendo il licenzio perché tanto stai a casa e ci vuole qualcosa. Comunque anche io datore di lavoro vado a perdere una professionalità della mia azienda. Chiaro, no? Quindi ci deve essere anche chiaro, bisogna stare attenti, così vado a tutele,
ha dato di lavoro con onesti e disonesti, non possiamo mettere tutti nella stessa categoria o uno là. Sul programma, scusate, lo fai in giudizio. Sì, no, sì. No, rispondo intanto sul discorso della legge delega e provo a rispondere non da esponente del Movimento 5 Stelle che è Marco, sono da tecnico. Se io fossi un docente universitario e dessi ad un allievo la simulazione della scrittura di una delega e questo fosse il prodotto, quest'allievo, ma non lo dico io, è una cosa oggettiva, verrebbe bocciato, perché le leggi delega non si scrivono così. Per cui quello che abbiamo detto rispetto a questa legge delega esula dalla critica politica, perché effettivamente è qualcosa che assolutamente non è fattibile in questi termini, perché è un dato oggettivo. Io magari la prego anche di dare una lettura se ne ha il tempo, e non consente di valutarne il contenuto, non ci dice che cosa fare. Per cui questo è un dato di fatto a mio modo di vedere. Per quanto riguarda la proposta, e in questo caso rispondo diciamo da un osservatorio privilegiato, che è quello di chi riceve sostanzialmente. Io cosa faccio alla Camera? Io ho i rapporti con i deputati del Movimento 5 Stelle che vengono a dirmi: vogliamo fare questo, vogliamo fare quello, e noi nell'ufficio traduciamo tutto ciò in atti normativi. Non ci sono delle nostre iniziative, ovviamente ci sono degli ordini di lavoro che ci vengono dati. I punti fondamentali poi passino o non passino mediaticamente, piacciono o non piacciono, il tema di lavoro sono, per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, ripeto, piacciono o non piaccia, c'è questa proposta di legge di reddito di cittadinanza a cui ho contribuito anche alla stesura, che non appena verrà fuori lo vedrà, è veramente una molto compendiosa, è fatta di, credo che siano adesso, non so se 30 o 40 articoli che prevedono tantissime cose in tema di politiche attive, non soltanto di attribuzione di una, diciamo, di assistenza e sussistenza per la vita, ma con imposte anche tutta una serie di cose da fare per poter avere garantita quella somma, come ad esempio la presenza assidua in un centro per la ricerca di lavoro. E io scherzo con il primo firmatario, ma anche il secondo firmatario, il primo firmatario si chiama Pesco, dicendo che io per tutte le cose che devono essere fatte per poter avere le diritti di cittadinanza preferirei andare a lavorare, perché è peggio per poter, come l'hanno scritta, si lavora di più per prendere il reddito di cittadinanza che non per altro. E perché hanno voluto mettere tutti i paletti per evitare che ce ne si approfittasse. E quindi questa, secondo me, e d'altronde anche gli altri partiti cavalcano questa idea del Movimento 5 Stelle, perché il governo Letta ci ha provato, molti governi regionali hanno avviato le fasi sperimentali sul reddito di cittadinanza. Quindi diciamo che il reddito di cittadinanza è qualcosa che è all'oggetto dello studio da parte di tutte le forze politiche, e il Movimento 5 Stelle in questo effettivamente è avanti, perché ci lavora da tempo ed è uno dei cavalli di battaglia del Movimento. E quindi non è banale come proposta di legge questa del reddito di cittadinanza. La ricetta sul mondo del lavoro del Movimento 5 Stelle diciamo che va più rispetto a questi aggiustamenti del mercato del lavoro. Provo a fare una panoramica di carattere generale, va più nel sostegno alle piccole e medie imprese e quindi all'economia, perché l'idea che si ha, e ripeto, la traduco da varie proposte di legge che sono state depositate, l'idea non è quella di migliorare il mercato del lavoro attraverso aggiustamenti della contrattualistica o quant'altro, perché la verità vera è che se non c'è un rilancio dell'economia, un investimento costante sulle infrastrutture, un utilizzo dei fondi strutturali europei per rilanciare le infrastrutture e l'economia, il lavoro non ci sarà mai. E noi possiamo anche creare i contratti a tutele crescenti, possiamo far licenziare tutti, oppure possiamo anche far garantire tutti, ma se non riprendono gli investimenti nei settori produttivi, e questo significa che le risorse di natura economica
devono essere ricercate laddove ci sono gli sprechi, laddove insomma ci sono i soldi. Non è vero che i soldi non ci sono, perché i soldi dove vogliono li trovano. La battaglia che hanno fatto loro sulle banche, sulla questione di Banca Italia, erano 14 miliardi se non sbaglio, 14 o 15 miliardi, che è una somma enorme, davvero enorme, che loro hanno utilizzato 14 miliardi e tu considera che la riforma Fornero, che ha fatto piangere tanti, che farà andare tutti in pensione dopo, l'abrogazione ne vale 20, il che significa che quello che può passare inosservato in più in Italia di quella battaglia del Movimento 5 Stelle che è costata 14 miliardi di euro, a fronte di quello noi andremo in pensione a 70 anni, chi ci va, io ci ho rinunciato da tempo all'idea di poter prendere un euro di pensione, costava 20, per cui questo deve farci capire che tanti grandi italiani sarebbero risolvibili se solo si cambiasse il modo di atteggiarsi politicamente. Per cui io penso che, per quanto confuse da prime esperienze, eccetera, ma ci siano delle idee che vanno in una determinata direzione. Importante anche volerle ascoltare, volerle cercare, volerle sentire, perché non è facile neanche ritrovarle al di fuori dei circuiti interni nostri. Non so se siete d'accordo, ma... Per quanto riguarda più magari lo specifico, delle proposte sono passate appunto da noi, dai nostri rapporti di lavoro, vi posso parlare anche di introduzione di un salario minimo orario garantito, che in quel modo vai a garantire non solo a chi è già dentro i contratti collettivi di lavoro, ma anche chi ne è fuori, un minimo soltanto sotto il quale non si può andare. Questo comunque andrebbe fatto con criterio, perché non deve essere né troppo alto né troppo basso, perché ovviamente mai ho avuto nessun effetto. Qualcos'altro si può andare anche sull'ottica di appunto quel discorso che può dire di forma Fornero sulle pensioni, innanzitutto va a ristabilire quello che il diritto ad andare in pensione, che comunque è un diritto acquisito, che non è giusto prorogarlo sempre più avanti, perché comunque se vai sempre più avanti quelli che ci arrivano in pensione sono sempre meno, e in questo modo, come ho detto prima, diminuisci anche il ricambio generazionale nei luoghi di lavoro. Il discorso anche tra università e mondo del lavoro andrebbe migliorato, le università comunque dovrebbero interagire maggiormente con le imprese italiane per vedere comunque dove c'è bisogno di puntare maggiormente nel settore produttivo, di puntare sicuramente con degli sgravi anche le piccole e medie imprese. L'IRAP, abbiamo già depositato una costa di legge che riduce l'IRAP, la elimina del tutto per le piccolissime imprese, quelle con meno di 10 dipendenti e con meno di 1,5 milioni di fatturato all'anno, per dare appunto un attimo di respiro per le piccolissime imprese che, come dicevamo prima, sono veramente quella colonna importante dell'Italia. Scusa, come tipologia di contratto e come li prevede? 47 uguali o almeno? No, guarda, sul discorso di tipologia di contratti non abbiamo fatto proposte di legge per quanto riguarda la riduzione, quantificare la riduzione delle tipologie di contratti. Perché? Perché purtroppo per poter legiferare al meglio da questo punto di vista, tu devi anche avere a disposizione i dati precisi, e da questo ce l'ha solamente il Ministero o l'INPS, la quale solitamente se non sei dentro una forza operativa, quei dati non ti vengono mai dati. Quindi, volendo, si può anche dire, andrebbero ridotti sicuramente, però andrebbero fatti con una certa razza, non in modo demagogico populista dicendo la 47 passiamo a 1. Non ha senso, andrebbe visto quali sono ancora in uso, quali sono utili, se alcuni hanno degli sgravi e questi funzionano, insomma andrebbe fatto un certo percorso che è sicuramente quello che ha fatto la legge. Adoro.